Buonasera, qualche anno fa a Gerusalemme dovevamo seguire una conferenza nell'ambito di una conferenza internazionale e il professor Isaiano, che doveva parlare, venne presentato dal chairman di turno, il quale esordì così: dice, signori, siete pregati di chiudere i vostri terminali. Perché il professore lo fermò e dice: non devi dire così. Devi dire, accendete pure i vostri cellulari, solo alla fine della conferenza. Allora, questa sera siamo qui, come vedete, a parlare di nuovo di Prima Guerra Mondiale, che potrebbe suscitare quantomeno un po' di overdose, nel senso che dopo 5 anni addirittura del centenario, abbiamo talmente tanto parlato di Prima Guerra Mondiale che legittimamente si potrebbe chiedere di cominciare quantomeno a spostare l'interesse sul dopo. Ma in un certo senso stasera lo faremo, e lo facciamo, questo è anche il motivo della presenza qui del professor Verigli dell'Università di Torino, perché il libro che andiamo a presentare, di cui parleremo stasera, che è La prima difesa del Gap di Clemente Assun, viene pubblicato per la prima volta nelle edizioni gobettiane. Cioè, viene pubblicato da Gobetti, quindi da una figura straordinaria del pensiero liberale italiano in quegli anni, nell'ambito di una casa editrice non grandissima, ma era quella di Gobetti all'epoca, e viene pubblicato in un periodo che vede già l'ascesa del fascismo. E un'ascesa del fascismo dove fin dall'inizio, come sapete, il fascismo fa molto, se non dire troppo, per recuperare il patrimonio della Grande Guerra. Se non è vero, ma lo descrive la propaganda fascista, di conseguenza diventa vero per la propaganda, che la prima frase di Mussolini al re si deve il porto d'Italia e il Vittorio Veneto. Quindi è straordinario chiedersi perché Gobetti vada nella sua casa editrice a pubblicare questo tipo di libro. E cercheremo, purtroppo non abbiamo una risposta diretta di Gobetti, ma cercheremo alla fine di questa, almeno alla fine di questo incontro, di tentare una risposta, di dare in qualche modo almeno un'indicazione. Però prima di farlo e prima di entrare nei contenuti problematici del libro, io voglio cedere la parola proprio al professor Periglio, perché vorrei che lui vi spiegasse come mai, visto che il libro è appunto degli anni 20, pubblicato da Gobetti, ne parliamo stasera. Cioè, perché questo libro rientra in un'operazione più vasta, che è quella appunto della riedizione delle edizioni gobettiane. A lui. Ringrazio molto il direttore della biblioteca, i responsabili del venerdì, dei venerdì della storia che mi hanno invitato, Paolo Pozzato, che ha scritto la parte critica, ha commentato criticamente questo libro, tutti quanti i presenti. Sono molto lieto di fare questa presentazione in questa biblioteca così bella, con una presenza di pubblico incredibile, con tanti presenti, quindi vi ringrazio tutti, le signore e i signori che sono venuti. Ecco, il libro di Clemente Assun, che è questo libro, intitolato La prima difesa del Grappa, fa parte, come ha detto il professor Pozzato, viene pubblicato da Piero Gobetti, un editore, un giovanissimo editore torinese, che muore esula a Parigi nel 26 e che pubblica tanti libri importanti. Piero Gobetti è un po' il modello, o vuole essere il modello, del libraio, dell'editore di cultura, di cui ci sono degli esempi importanti, per esempio Giulio Einaudi diceva appunto di essersi ispirato inizialmente
alle edizioni di Piero Gobetti. Piero Gobetti aveva un suo modello, una sua idea di editore ideale. E una sua idea di cosa era fare l'editore. E lo pubblica in una pagina di diario, lo scrive in una pagina di diario che è stata edita nel 66, 1966, da Franco Antonicelli. Qui Gobetti, questo in un libro, un diario di Gobetti, che è intitolato appunto L'editore ideale. Cos'è per lui l'editore ideale? Ecco. Ho in mente una mia figura ideale di editore. Mi ci consolo la sera dei giorni più tumultuosi, 5-6 ogni settimana. 14 ore di lavoro al giorno tra tipografia, cartiera, corrispondenza, libreria e biblioteca. Perché l'editore deve essere fondamentalmente un uomo di biblioteca e di tipografia, artista e commerciante. 14 ore non sono troppe anche per il mio editore ideale. Penso un editore come un creatore dal nulla, se egli è riuscito a dominare il problema fondamentale di qualunque industria. Il giro d'affari che garantisce la moltiplicazione infinita di una sia pur piccola quantità di circolante. Il mio editore ideale, che con una tipografia e l'associazione in una cartiera controlla i prezzi, con quattro librerie modello, qui abbiamo a Bassano, avete delle importantissime librerie, tra l'altro un libraio editore che è qui presente, a cui idealmente è riferita queste citazioni gobettiane, con quattro librerie modello conosce le oscillazioni quotidiane del mercato, con due riviste si mantiene a contatto con i più importanti movimenti di idee, li suscita, li rinvigorisce, non ha bisogno di essere un Rockefeller questo editore ideale. Il mio editore stampa 10 collezioni, trova i competenti dove sembra che non ci siano, basta che egli sia stato logico, non abbia fatto transazioni con i suoi principi di uomo. Dice questo va bene, dice Gobetti, purché non intervenga il prefetto, non intervenga la polizia, non metta difficoltà alla diffusione dei libri, cosa che a lui succede. E così finché gli venne proibito di pubblicare nel novembre del 25. Gobetti riesce a pubblicare in tre anni 114 libri, alcuni dovuti a degli illustri personaggi, a delle persone molto importanti, i suoi maestri Einaudi, Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, figure Augusto Monti che scrive la scuola classica, e vita moderna, pubblica da Gobetti, Salvatorelli che è autore del libro più importante secondo Emilio Gentile, allievo di De Felice, grande studioso del fascismo, dice che è il libro ancora più attuale tra i primi libri sul fascismo.
Ecco, pubblica 3 libri di Nitti che furono dei best-seller dell'epoca. Di Nitti si ricorda il primo centenario del governo, del suo governo, proprio in questo periodo, che fu candidato al premio Nobel, non l'abbiamo saputo, dalla postfazione di uno di questi libri scritto da un danese, Sørensen. E 3 libri per esempio di Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, che Sturzo considerava i più importanti tra i libri scritti da lui nel periodo della bufera, della battaglia politica. Ecco, quindi ci sono autori importanti, ma soprattutto Piero Gobetti è uno scopritore di talenti. Questo gli viene riconosciuto anche dai più acerrimi avversari, cioè pubblica molti libri di giovani, molti libri di giovani che scopre, eccetera, eccetera. Per esempio scopre Montale e pubblica Ossi di Seppia di Montale, pubblica i libri di persone allora giovanissime come i meridionalisti, Guido D'Orso, la rivoluzione meridionale, poi ristampata varie volte dopo la guerra, o Tommaso Fiore, altro meridionalista pugliese, o critici letterari come Sapegno, di cui pubblica il primo libro, che era suo, Sapegno era suo amico, e Sapegno che è stato quel autore di storia della letteratura che su cui molti di noi hanno sudato negli anni del liceo, per fortuna. Insomma, un libro importante, ma tra i critici letterari c'era anche Fubini, insomma molti altri. Una parte, quindi si tratta di libri importanti, oltre a 8 libri che Gobetti pubblica nella sua casa editrice. Mi è parso, insomma, qualche anno fa molto importante riprendere questi libri, che sono tra i più importanti del periodo del primo dopoguerra, e di proporli al pubblico degli anni 2000, insomma un secolo dopo. Di questi le pubblicazioni sono iniziate nel 2011, è uscito il primo libro, è un libro di Gobetti sul Risorgimento, Risorgimento senza eroi, che ha uno scritto critico di Carlo Azeglio Ciampi, che mi fece una prefazione a questo libro. È proseguita negli anni, sinora abbiamo pubblicato una settantina di volumi, quindi praticamente io ho impiegato 12 anni a ristampare questi libri, una settantina su 114, quindi siamo abbastanza avanti, con molta difficoltà, speriamo di finire nel 25, quando è poi il centenario della morte di Piero Gobetti, di finire in tempo. Non sappiamo se ce la facciamo, e Gobetti invece pubblica questi libri in soli 3 anni. Io ho lasciato un elenco di questi volumi al nostro libraio editore, che così, se volete, ha lì questo elenco. Ecco, tra questi libri che Gobetti pubblica, ce ne sono 5 di tematiche militari, 4 sulla Prima Guerra Mondiale, di cui due sono dovuti a un veneto novello Papa Fava dei Carraresi, che
libri che la prima storiografia ha considerato importanti e che sono stati ristampati con la postfazione, con un apparato critico di storici importanti, Giorgio Rossà, Lucio Ceva e poi via via. Come sono giunto al professor Pozzato perché è stato scelto? Perché mi è stato consigliato come il maggiore studioso, la persona adatta per scrivere l'apparato critico del libro di Clemente Assun, e mi è stato consigliato dal mio collega di facoltà Giorgio Rossà, con cui ho saputo, Giorgio Rossà è un protestante, è un po' litigioso, però mi ha detto Paolo Pozzato che ci hanno litigato parecchio assieme, però Rossà è anche una persona estremamente rigorosa e mi ha detto, nonostante i litigi, dice no, la persona idonea a scrivere è Paolo Pozzato. Io naturalmente non lo conoscevo, mi ha dato la mail, il numero di telefono e sono contentissimo di aver scelto Paolo Pozzato per scrivere questa postfazione, questo apparato critico, perché questi libri, e sto concludendo questa prima parte, hanno un'edizione anastatica dei testi, cioè hanno i testi pubblicati con reprint, come sono usciti dalle mani di Piero, della casa editrice di Piero Gobetti, dello stesso Gobetti, che era un piccolo editore, quindi aveva, non sono sempre libri perfetti dal punto di vista, hanno anche degli errori di stampa. Poi lui, per evitare di incorrere nelle maglie della censura, andava a cercare tipografi nelle parti più sperdute del Piemonte, per evitare anche il primo che aveva scelto, che era di Pinerolo, gli hanno invaso la tipografia, ha detto basta, io non te li stampo più. Quindi lui andava, cambiava, girava in Piemonte per andare a cercare dei tipografi che fossero disposti a stampare questi suoi libri. Quindi c'è una parte in reprint, quindi voi vedete il libro come è stato pubblicato da Gobetti, e questo mi permette di avere questi libri che sono per lo più molto cari in antiquariato, non tutti, ma alcuni sono carissimi, per esempio Ossi di Seppia di Montale, credo che costi qualche migliaio di euro alla copia, e quindi voi ce l'avete lì con un apparato critico, una riflessione critica di uno dei personaggi, delle figure, degli studiosi più maggiormente esperti su questo, sul tema. In questo caso Paolo Pozzato, che chiunque di voi sa, può apprezzare la bravura, sia leggendo la postfazione del libro del generale Assun, sia leggendo il libro che, venendo io a Bassano e incontrandolo, mi ha regalato, che è giunto alla seconda edizione, e Bassano andò alla guerra, che è un libro straordinariamente bello. Che parla di Bassano, che nel periodo della guerra fu una delle capitali europee del conflitto, delle piccole capitali europee del conflitto, che ebbe la ventura di avere qui personaggi straordinari, insomma Hemingway, eccetera, di cui voi sapete
già molto e potrete sapere ancora di più leggendo questo libro di Paolo Pozzato. Io quindi all'interno appunto di questa iniziativa ci sono questi libri di carattere militare. Poi Paolo Pozzato spiegherà, perché secondo me nel suo apparato critico spiega molto intelligentemente perché Gobetti sceglie di pubblicare questi libri militari e proprio questi e non altri. Hanno tutti alcuni aspetti in comune, quelli di Papa Fava, Assum, Sardegna, eccetera, eccetera. Hanno degli aspetti in comune. Ecco, e quindi noi presentiamo questo libro di tematiche militari di un editore che pubblica, era noto soprattutto per libri che riguardavano il pensiero politico, la filosofia politica, eccetera, eccetera, ma pubblica anche autori di letteratura importanti e anche dei testi di carattere militare, tra cui questo dedicato alla prima difesa del Grappa e al contesto del Bassanese, questa bellissima zona, questa bellissima città che così, che io visito sempre molto volentieri. Vi ringrazio tanto e ricedo la parola al professor Pozzato. Stefano Pagliantini mi aveva parlato prima, non l'ho fatto, mi era escluso, di ricordarvi che il prossimo incontro dei Venerdì della Storia è anticipato a giovedì, venerdì prossimo, festa, e riguarderà l'origine della resistenza armata nel Vicentino, una tematica, parlavo con Marco Sagarillo, particolarmente importante, praticamente controversa, con un libro che è stato pubblicato da CR e dall'Istituto per la Storia della Resistenza di Vicenza, e che verrà presentato da Francesco Tessarolo, che è in sala. Torniamo all'argomento di oggi, a Clemente Assum. Chi è Clemente Assum? Clemente Assum è, al momento della guerra, un giovane ufficiale di Stato Maggiore. Chi era l'ufficiale di Stato Maggiore? Era un ufficiale normale, non di qualsiasi arma, che a un certo momento della sua carriera, in genere abbastanza presto, decide di entrare, di fare il corso di Stato Maggiore, di entrare alla scuola di Stato Maggiore. Una volta, oggi è un po' diverso, all'epoca di fatto chi era l'ufficiale di Stato Maggiore? Diciamo pure che, se volessimo fare un paragone, era una sorta di capo del personale di un'azienda. Cioè è quello che non deve necessariamente avere idee particolarmente brillanti, ma ha il compito, tutt'altro che semplice, di tradurre le idee brillanti o meno brillanti del suo comandante, quindi casomai di intervenire per correggerlo, di tradurle in ordini operativi. Cioè, facciamo l'attacco, benissimo, chi deve muoversi, a che ora, quando, dove, dove troverà le munizioni, dove troverà il posto di primo soccorso, dove sgomberà i feriti, a che ora dovrà partire, a che ora dovrà eventualmente fermarsi, se tutto questo lo fa l'ufficiale di Stato Maggiore. Quindi l'ufficiale di Stato Maggiore normalmente è un teorico, uno che sta molto in ufficio, scrive molto e in linea ci va poco, ha poco contatto con i soldati. Salvo quando il fatto che comunque, pur essendo un ufficiale di Stato Maggiore, è chiamato periodicamente nel corso della sua carriera ad avere dei brevi periodi di comando. Cioè, anche lui deve comandare, ma normalmente comanda poco. La guerra crea delle eccezioni importanti, ma di fatto anche quando questo ufficiale va al comando, cioè va effettivamente a comandare i soldati in linea, rimane poco lì e poi ritorna a fare il suo lavoro d'ufficio, normalmente a un livello più alto. Quindi c'è un capo di Stato Maggiore a livello di divisione, a livello di brigata non c'è, c'è un capo di Stato Maggiore a livello di corpo d'armata, c'è un capo di Stato Maggiore a livello d'armata e ovviamente c'è il capo di Stato Maggiore dell'esercito, che dovrebbe essere quello appunto che elabora con i suoi uffici tutto quello che va a riguardare l'esercito. Ora, Clemente Assum è un giovane ufficiale di Stato Maggiore, all'inizio della guerra è capitano e fa una carriera molto rapida solo perché è in guerra, cioè come tutti gli altri, si ritrova nel 1917 ad avere il grado, inventato durante la guerra, di colonnello brigadiere. Cioè il colonnello organicamente dovrebbe comandare un reggimento, grosso modo 3.000 uomini. In realtà in guerra
non c'è un numero più, non ci sono più, non c'è un numero sufficiente di ufficiali generali per tutte le brigate di fanteria, e quindi i colonnelli e i brigadieri sono dei colonnelli con, diciamo, un gradino in più che comandano le brigate. Cioè, una brigata è formata da due reggimenti di fanteria, quindi grosso modo a pieno organico, in realtà nessuna brigata a pieno organico, intorno ai 6.000 uomini. Questo è il personaggio. Il fatto è la prima difesa del Grappa. Ma quando capita questa prima difesa del Grappa? Nell'autunno 1917. Qual è l'antefatto fondamentale? Caporetto. Caporetto, diciamo pure come scritta, sapete benissimo cos'è il Caporetto, ce l'ha raccontato in tutte le salse, ero lì compreso, Barbero. È questa offensiva che vede, fra gli altri, il generale Kraus, che vede l'esercito italiano battuto sull'Alto Isonzo e obbligato al ripiegamento, a una ritirata che si conclude soltanto sul Piave e sul Grappa. Probabilmente qualcuno di voi avrà letto, sentito, orecchiato che prima che Caporetto accadesse, cioè nell'estate del 1917, Cadorna era stato sul Grappa e, a detta del colonnello D'Alfabro, gli aveva detto: guardi colonnello, lei mi deve fortificare il Grappa, me lo deve attrezzare con una strada e con delle cisterne d'acqua, perché se mai dovesse succedere qualcosa sull'Alto Isonzo è qui che io verrò a fermarmi. È in qualche modo un pezzo della leggenda dell'anti-Cadorna, nel senso che, con tutto il male che si dice di Cadorna e che è stato detto, questo sembra essere uno dei punti in cui tutti, nessuno escluso, devono rendere omaggio alla lungimiranza, quantomeno nel nostro capo di Stato Maggiore. Peccato che di questa bella storia di D'Alfabro, diciamo che l'80% è falso. Perché è falso? Cioè, perché Cadorna non è andato in Grappa? No, Cadorna non va in Grappa. E chiede appunto ad D'Alfabro di fare quello che D'Alfabro dice. Il problema è che Cadorna va in Grappa per un motivo molto serio. Cioè, non è che va in Grappa perché si è inventato che Grappa gli piace, per una bella montagna, o perché genialmente l'ha capito. Va in Grappa perché un suo predecessore, illustre, il generale Cosenz, tra parentesi, il primo capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, non piemontese, lui era meridionale, era napoletano, Cosenz, prima della guerra, ben prima della guerra, aveva affidato al generale Viganò, che, se volete, il paradosso dei paradossi, uno dei grandi critici di Cadorna, aveva commissionato al generale Viganò uno studio sulla fattibilità di una radunata dell'esercito italiano contro l'Austria. Cioè, in quel momento l'esercito italiano era alleato degli austriaci, però sempre bene non fidarsi, e quindi generale Cosenz dice: beh, tu pensa, prova a pensare come se dovessimo fare la guerra invece che la Francia, dovessimo farla all'Austria. Dov'è che raduneremo l'esercito con tutta calma? Beh, dietro il Piave e il Grappa. Quindi i primi progetti per la difesa del Piave e del Grappa non sono di Cadorna o del colonnello D'Alfabro, sono il generale Viganò, e ripeto, la commissione di tutto questo gli arriva dal generale Cosenz. Primo capitolo. Secondo capitolo: quando va in cima a Grappa, in realtà Cadorna non ha assolutamente in mente Caporetto, perché in realtà non era così lungimirante, nemmeno così geniale. Ha in mente una cosa molto più diretta e molto più immediata. Cioè, ha in mente il fatto che dopo la battaglia dell'Ortigara gli austriaci sono ancora sull'altopiano dei Sette Comuni, sono ancora lì minacciosi come lo erano prima, e quindi c'è il rischio molto serio che in caso di ripresa offensiva questi riescano a sfondare, riescano a superare tutti gli ostacoli che lui fa costruire allo stesso D'Alfabro lungo la strada, quindi Scoglio del Cane, Castello di San Marco, Nodo delle Medette, e che scendano in Valfranzela. Allora, lo scopo della fortificazione del Grappa qual è? Quello di creare uno schieramento di artiglieria capace di sparare dentro la Valfranzela, quindi capace di bloccare un'offensiva di questo tipo. E infatti Caporetto non c'entra proprio niente. Se effettivamente Cadorna avesse avuto in mente Caporetto, avrebbe come minimo chiesto ad D'Alfabro di fortificare Grappa verso nord, ad essere bravi verso nord e verso est. Guarda caso, Grappa è fortificato verso ovest, e verso est non c'era assolutamente nulla. Quindi, primo elemento da sfatare: quando i nostri soldati, adesso vedremo come e perché, arrivano sul Grappa, come dice giustamente Clemente Asson, lo ribadisce, non c'è proprio nulla. Addirittura lui arriva a dire:
arriviamo al punto che i reticolati dovevamo agganciarli, legarli semplicemente ai sassi. Non c'era nemmeno la possibilità di piantare dei paletti di ferro, delle siepi di concertina, per stendere dei reticolati normali. E come sapete, il Grappa viene difeso dalla quarta armata, la quale ripiega dal Cadore. In realtà anche lì non è proprio così semplice. Primo perché la quarta armata ripiega dal Cadore molto lentamente e molto male, per colpa del suo comandante. Poi perché la quarta armata a Lungarone perde una bella fetta dei suoi uomini, una bella fetta della retroguardia, e perché quando poi arriva effettivamente, qui vedete alcuni traini della quarta armata, qui sono già in Lungarone, quando arriva appunto finalmente su Grappa, la quarta armata ha un problemino un po' grosso, nel senso che deve difendere non solo Grappa, come farà alla fine della guerra, ma deve difendere un settore che va dall'altopiano mesiano escluso, lì c'è ancora il comando di altopiani, che poi ridiventerà la sesta armata, fino al Montello e sotto il Montello. Perché? Perché la seconda armata, quella che è stata sconfitta a Caporetto, non viene impiegata. Non viene impiegata perché nessuno, dagli altri comandi ai comandi del reggimento, si fida degli uomini della seconda armata. La seconda armata viene dislocata a Mantova a riordinarsi, e i suoi reparti verranno in buona parte smembrati e rimessi pian piano in linea nelle altre armate, e non rinascerà più nemmeno come numero. La seconda armata muore a Caporetto e come tale rimane, e diventerà poi alla fine, dopo una lunga serie di trasformazioni, la nona armata di Morrone, della battaglia del Sostizio. Quindi sul Grappa in realtà va un solo corpo d'armata, il diciottesimo, quindi un terzo in sostanza della quarta armata, quindi pochi uomini che devono affrontare niente meno che i grandi vincitori di Caporetto, perché su Grappa arriva lui, cioè l'allora tenente Henri Rommel, con il suo comandante di battaglione, George Purser, e arriva tutta una serie di altri personaggi. In particolare, chi arriva? Arriva il gruppo Kraus. Il gruppo Kraus, il gruppo nella dicitura tipica dell'esercito austro-ungarico, sta a indicare quello che gli italiani chiamano un corpo d'armata, cioè un'unità composta di due, tre o quattro divisioni, tradotto in termini, giusto per andare a soldoni, tradotto circa 10-12 mila uomini per divisione, quindi un complesso di 45-50 mila uomini, i quali arrivano a qui, con in realtà le divisioni sono quattro, sono tre divisioni austriache e una divisione tedesca. Arrivano qui al comando, l'avete già visto prima, lo vedremo dopo, di Alfred Kraus. Alfred Kraus è sicuramente, assieme a Breginger, il miglior tattico che l'esercito austro-ungarico aveva messo in piedi, ma è un personaggio rognosissimo. Lui è convinto che al mondo esiste lui, forse il Padre Eterno, non è sicuro, e certamente nessun altro. Tutti gli altri rientrano nella categoria più o meno grande degli imbecilli, compreso il suo capo di Stato Maggiore. Quindi Conrad prima, Hals poi, per lui sono dei personaggi che non dovrebbero stare lì fondamentalmente. Arriva su Grappa e, come avrebbe poi detto di Caporetto, lui a Caporetto aveva sfondato nella parte nord della battaglia, nella zona di Plezzo. Lui è il vincitore di Plezzo. Quando arriva su Grappa, applica quella tattica che dice, poi vi spiego perché uso questo termine, di aver applicato a Caporetto, cioè in sostanza chiede alle sue tre divisioni di attaccare, cioè di sfondare sul Grappa, muovendosi in realtà una lungo la Val Piave, una lungo la Val Brenta e una effettivamente sul Grappa. E in realtà delle quattro divisioni che ha, l'ultima, quella tedesca, dovrebbe seguire la prima delle quattro, cioè quella del Piave, per puntare decisamente sul Montello. Quindi qui, su Grappa, lui applica, cioè vuole applicare, la tattica dell'attacco lungo le valli. Cioè in sostanza gli dice, bisogna andare di corsa, e poi cerchiamo di spiegare perché, lungo le valli, in maniera da arrivare in pianura prima che gli italiani ci fermino, e da vincere la battaglia. I suoi comandanti di divisione non la pensano così. E non la pensano così per un motivo molto semplice, che non l'avevano pensata così neanche a Caporetto.
e a Caporetto, non pensandola così, avevano vinto. Cioè a Caporetto non avevano attaccato i Morevani. Buona pace di tutti i libri che avete probabilmente letto su Caporetto, non l'avevo compreso, e sono in grado di dimostrarlo quando volete, che il piano di battaglia austro-ungarico tedesco non prevedeva l'attacco dei Morevani. A partire dall'inizio, a pensare che l'attacco si manda a Graf von der Menzinger, tradotto il miglior comandante di montagna dell'esercito tedesco. Se si voleva sfondare un Morevani era l'ultima persona da mandare. L'esercito tedesco promette la più alta beneficenza al merito, pur le merite, per chi conquista il Matajur, non per chi entra a Caporetto. E conquistare il Matajur senza artiglieria serve a niente, serve solo a non far sparare su Caporetto. Quindi in realtà non è vero, cioè, o meglio, è vero che a cose fatte verranno raccontate così, ma in realtà non l'hanno fatta così, e i suoi comandanti di divisione, nel momento in cui appunto Clemente, cioè appunto Kraus chiede loro di fare sta roba, cioè di attaccare lungo la valle, gli rispondono di no. Rispondono di no per il motivo più stupido di questo mondo, cioè dicono: se noi attacchiamo lungo la Val Brenta, lungo la Val Piave, come siamo adesso, cioè senza artiglieria, senza preparazione, con i reparti appena giunti, stanchi per 15 giorni di continua azione operativa, basta che gli italiani ci mettano un paio di batterie lungo la valle, ci tirano l'infilata e ci fermano. Noi abbiamo le migliori truppe da montagna dell'esercito austro-ungarico, perché non le impieghiamo in montagna? Ed è esattamente quello che fanno. Cioè, la 55ª divisione, quella della Val Piave, non avanza, finché non arriva sotto il Cornella e tenta la salita del Cornella per poi scendere nella conca di Alano. La 3ª divisione del Weiss, la punta di diamante dell'esercito austro-ungarico, l'unica divisione che i tedeschi hanno sempre stimato. I tedeschi avevano come unico simbolo austro-ungarico che si attaccavano l'Edelweiss della 3ª Edelweiss. Quindi 14esimo Essen, 59esimo Reiner, cioè il top delle truppe, il terzo Kaiserschützen, cioè gli alpini tedeschi, austriaci, il massimo del massimo. La 3ª appunto Edelweiss va all'attacco del Grappa numero alla 30 e appena può si infila su verso il Grappa, cioè tenta di raggiungere il Pertica e dal Pertica tenta di raggiungere la cima del Grappa. Quindi non fanno quello che dice il loro comandante. Perché? Perché pensano che sia una follia tattica. Dall'altra parte lui insiste sul fatto invece che la follia tattica avrebbe comunque alla fine creato meno morti di quelli che si sarebbero avuti attaccando il Grappa. Perché? Perché nel momento dell'attacco se ne avevano meno, ma se non si sfondava e si rimaneva lì, alla fine i morti si sarebbero accumulati e la guerra non si sarebbe vinta. È la logica brutale, terrificante della guerra, ma chi di voi, qualcuno in sala c'è che conosco, che ha fatto il militare negli anni 80, prima della caduta del muro, ricorderà ad esempio che esistevano diversi sistemi più o meno divertenti, almeno da descrivere, per superare un campo minato. E i russi, l'allora partito arancione, si chiamava allora, truppa del patto di Varsavia, ne avevano uno molto semplice, che era quello di prendere un reparto, possibilmente turchestano, kirghiso, caucasico, mandarlo di corsa sopra il campo minato, farli saltare tutti per aria e poi infilarsi nel buco. Il ragionamento del patto di Varsavia era questo, che in quel modo il reparto veniva sacrificato, ma comunque si perdevano meno uomini che usando tutti gli altri sistemi. Quindi se il bilancio era quello della logica della guerra, quello era il modo di vincere con il minor numero di perdite. Atroce, direte voi, ma funzionava, c'è già fatto. Ora appunto, questo è il modo con cui gli austriaci attaccano il Grappa. E sul Grappa, gli italiani, sapete, vi ho messo una foto di Andrea Graziani, perché naturalmente poi parleremo un attimo anche di lui, sul Grappa gli italiani, scorro veloce le foto che riguardano appunto Cadorna, Esonerato, eccetera, vedete gli austriaci che arrivano appunto da Sie, occupano Primo Lano, come vi dicevo, si infilano appunto in Val Brenta, questa è Feltre occupata, si infilano in Val Piave, ma alla fin fine, dopo aver occupato un pezzo di Val Piave, come vedete, e dopo la discussione che vi ho chiarito con Kraus, si infilano sulle montagne. A quel punto il problema diventa questo, cioè gli italiani sulle montagne resistono. E di quella resistenza, poi parleremo, come vi ha anticipato il professor Garrido prima, alla fine,
per tentare di spiegare appunto perché attualmente sono pubblici di tutta la memorialistica di guerra possibile proprio il libro di Clemente Hanson, che vi ripeto è un colonnello brigadiere, cioè giusto per darvi l'idea, è uno dei 1100 erotti ufficiali generali che l'Italia impiega al fronte durante la guerra. Quindi non è proprio un signor nessuno, perché era uno storico militare, aveva scritto sui Savoia, aveva scritto su Napoleone, però diciamocela tutta, se voleva appunto Gobetti poteva contare su nomi di carico ben maggiore, perché proprio Clemente Asso. E quindi cerchiamo di capire perché. Ma sta di fatto appunto che Clemente Asso, che comanda la brigata Trapani, come il generale Fiastri, che comanda la Como dall'altra parte, cioè sul Cornella, in Valpiale, riescono a resistere. E naturalmente quella resistenza viene salutata da tutti, per una volta tanto tutti concordi, tedeschi compresi, come un miracolo. L'esercito italiano sconfitto a Caporetto miracolosamente si riprende sul Piave e sul Grappa. Tant'è che poi quel miracolo, lo sapete, è stato abbondantemente condito da una serie di miti. Il mito degli arditi sul Grappa, anche se poi è di fatto successivo, e il mito dei ragazzi del 99 che salvano l'Italia correndo a combattere con uno spirito che non era quello di Caporetto, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, a voler essere almeno un pochino miscredenti, cioè a non credere proprio ai miracoli, o a voler rinunciare anche all'idea massonica dello stellone d'Italia, si può cercare di dare una spiegazione, di spiegare perché sul Grappa gli italiani resistono. Una spiegazione che poi tra le righe, non ho aspettato di trovarla così in Clemente Hanson, ma no, se leggete tra le righe, vedete che Hanson lascia intuire molto di quello che sto per dirvi adesso. Sul Grappa, dicevo, gli italiani resistono. Perché resistono? Ora, se voi prendete un manuale di tattica dell'esercito italiano, o di qualsiasi esercito europeo, non cambia molto, non cambiava molto nemmeno durante la guerra, attenzione, quando sentite dire, sentite anche qui il ritornello, no? La circolare, la libretta rossa di Cadorna con l'attacco frontale, vi assicuro che se leggete i manuali di tattica francesi, tedeschi e inglesi sono esattamente identici, sono esattamente identici, non cambia nulla. Ora, ripeto, se voi leggete il manuale di tattica dell'esercito italiano oggi, vedrete che in qualche modo si parla di una cosa particolare che si chiama zona critica. Cos'è la zona critica? A parte che sono, le definizioni dei manuali militari sono sempre molto, molto critiche, ma la zona critica, per dire in parole semplici, è la zona persa la quale l'esercito sconfitto si ritiene tale, cioè ritiene che non valga più la pena combattere, che non abbia più senso combattere. Può essere ad esempio la capitale. Nell'antichità, una volta che si era persa la capitale, si era persa la zona critica. Vi ricorderete che la prima eccezione a questo è Pericle. Possiamo tranquillamente abbandonare Atene e in qualche modo vinciamo lo stesso. Ma la capitale potrebbe essere la zona critica. Una volta persa la capitale, rinunciamo alla guerra. È la logica tedesca, ad esempio, in Francia. Parigi è la Francia, quindi se si prende Parigi si è presa la Francia. Abbiamo sentito da Gastone Breccia 15 anni fa che nella guerra di Corea non è stato così, la capitale è caduta il primo giorno, ma la guerra è continuata. Una zona critica potrebbe essere invece il centro nevralgico industriale. Se io perdo la zona che mi rifornisce di industria o di materie prime o che mi rifornisce di tutti i prodotti necessari alla guerra, necessariamente l'ho persa e quindi mi arrendo. Ecco, per il soldato italiano della prima guerra mondiale, che è abituato a 2 anni e mezzo di guerra di trincea, la zona critica, questo lo dimostra chiaramente Caporetto, diventa la trincea, non la prima linea, chiaramente, la prima linea si poteva sapere, era stata persa un po' di volte, e nemmeno la seconda, tutto sommato. Ma la terza linea, o le retrovie, cioè dove cominciavano le retrovie, quella sì è la zona critica, nel senso che se il nemico arriva a prendermi anche la terza linea, se arriva a mettere in fuga la retrovia, beh, signori, allora la logica abbiamo perso. Allora si va a casa. La logica è quella del tutti a casa della seconda armata dopo Caporetto. Cioè, persa la zona critica, non ha più senso battersi. Allora, perché vi dico questo? Perché se voi andate a vedere il Grappa, come ve lo descrive chiaramente Hanson, vi rendete conto di una cosa banalissima. In Grappa non ci sono trincee.
Ergo, non ci sono zone critiche. Cioè, non c'è una zona persa la quale la battaglia è perduta. Io posso benissimo arretrare, fare quello che in manuale di tattica si chiama oggi un termine molto tecnico, scaglioni di presa contatto e frenaggio. Cioè, però è povero, posso semplicemente andare indietro, cedendo spazio per guadagnare tempo. E posso farlo anche perché i francesi mi hanno obbligato, non lo volevamo, ma erano loro che la fase, ci hanno obbligato a difendere il gamba fin dall'inizio, fin dall'automatico. E quindi, siccome ci hanno obbligato a difenderlo da lì, abbiamo tutto il grappa da mollare. Ovviamente sempre più piano, cioè molliamo terreno cercando di mollare sempre meno terreno per un guadagno di tempo sempre maggiore. E possiamo farlo anche per un altro motivo, che è tipico di questa prima difesa del gamba, come tipico più del gamba peraltro che del piave, che la prima difesa del gamba è una difesa senza generali. Cioè qualcuno lo riportava Ugo Ietti in maniera molto caustica, no? Allora commentato alla fine della guerra dicendo: certo che abbiamo vinto, c'erano generali anche dall'altra parte, ma non è sempre vero che i generali sbaglino, attenzione, però è sicuramente vero che i generali combattono una battaglia in maniera rigida, cioè combattono una battaglia in base alle idee che hanno e non si interessano più di tanto del fatto che gli uomini capiscano, comprendano fino in fondo le idee che loro hanno in mente. Nessun esercito. I tedeschi nel 17, nel 18, nell'operazione Michael, dimostreranno chiaramente che delle tre armate che attaccano, due su tre pensano in maniera completamente diversa dalla terza e si comportano in maniera completamente diversa dalla terza. E guarda caso sono quelle che teoricamente dovrebbero perdere e invece vincono. Ora, quindi, senza generali, cosa vuol dire? Non che i generali non ci siano, ma che in quella fase sono talmente preoccupati, occupati letteralmente, semplicemente a garantire la sopravvivenza dei soldati in linea, a far arrivare il pane piuttosto che le munizioni, che non sono in grado di comandare direttamente, non comandano direttamente sul terreno. E questo consente appunto agli ufficiali in subordine che ci sono, ai capitani, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, c'è poco di più, ai colonnelli brigadieri come Assu, di arretrare, cioè di smettere di combattere, di andare indietro, non per scappare, ma per combattere ancora, perché non c'è una zona critica. La zona critica è la pianura, no? La pianura prima di arrivarci c'è tutto il gap da tenere. E quindi questo spiega perché in qualche modo gli italiani resistano. Non ci spiega, e qui vi rubo ancora, sarò puntualissimo, altri 10 minuti, non ci spiega perché gli altri non vengano. Perché uno potrebbe obiettarmi e dire: ma come? Il primo corpo armato austro-ungarico, cioè gli uomini di Kraus, hanno sfondato a Plezzo, cioè hanno sfondato linee che conosce Plezzo al presente, i 2000 rotti metri del Ciucla, tutta quanta la zona carpacciatissima che c'è fino a Sella Prevala, addirittura la stretta di Saga posta a chilometri alle spalle delle prime linee, cioè una zona, una difesa perfetta. Quasi perfetta, cioè comunque una difesa articolata, strutturata, pensata per anni. Hanno sfondato lì, come fanno a sfondare in gatta? Assu ci dice che non c'è una trincea che legano i reticolati ai sassi. Come la spieghiamo questa storia? Beh, ecco, la si spiega proprio in questo modo. Questo è il paradosso dell'attacco che caratterizza tutta la prima guerra mondiale. Paradosso dell'attacco che funziona proprio in questo modo. Cioè, che mentre è facile, fra virgolette, ben inteso, sfondare una linea di difesa organizzata, poi vi cercherò di spiegarvi perché, diventa molto più difficile andare a sfondare una linea di difesa improvvisata posta alle spalle o lontano rispetto al punto di sfondamento. Vedete, ma tu ce la racconti così? No, non ve la racconto così. Se voi andate a vedere cosa succede all'offensiva Brusilov nel 1916, nel giugno del 16 in Russia, vi accorgerete che succede esattamente la stessa cosa. Brusilov sfonda allegramente, cioè i russi sfondano allegramente due armate, due intere, ma non una come noi la seconda, due intere armate austriache, la quarta e la settima, mettono in gravissime peste un'armata tedesca, bastonano alla grande altre due armate austro-ungariche, sfondano per la brevezza di 60 km e poi di fronte al nulla cosmico, cioè a una linea di un fiumiciato con quattro gatti, si ferma. La stessa cosa capita ai tedeschi nell'operazione Michael della primavera del 18, un'operazione che hanno preparato in 2 anni di guerra,
che hanno preparato fin dei particolari più minimi, se si potesse dire in italiano. Sfondano allegramente la quinta armata inglese, avanzano in profondità per 40 km e poi di fronte a delle riserve francesi scaricate dai treni e buttate avanti poco meno che a calci nel sedere, senza una linea che sia una linea, si fermano. Perché questo? Perché quando voi dovete attaccare, quando loro dovevano attaccare una linea fortificata, e non era che per farlo potevano mettere in campo tutto quello che volevano, cioè munizionamento senza limiti, armi, cioè cannoni, soprattutto cannoni di grosso calibro, più o meno senza limiti. Potevano scegliere il posto d'attacco, potevano, nel caso di caos e plezzo, fare in modo che tutte le armi della difesa venissero in un modo o nell'altro inutilizzate. Nel fondo valle tiriamo la difenilclorossina, cioè un gas che è un vescicante che mette fuori uso i soldati ma che svanisce in poco tempo, quindi poi ci passo sopra senza problemi. Contro le batterie tiro l'iprite, e quello invece è un gas persistente, quindi dura mesi, voglio vederli io a combattere con l'iprite sui cannoni. Contro i cannoni italiani faccio in modo che ogni cannone italiano venga preso perfettamente di mira da due o tre cannoni austro-ungarici e lo faccio fuori. Quindi, in parole povere, io contro la prima linea sono in grado di mettere in atto tutte le armi e gli armenicoli che ho. Nel momento in cui ho sfondato e comincio ad andare in profondità, comincio a lasciarmi indietro i cannoni pesanti, comincio a lasciarmi indietro anche quelli leggeri, comincio ad andare avanti solo con dei soldati che necessariamente, ogni giorno che passa, sono sempre più stanchi, che non riescono a dormire per giorni, per settimane in certi casi, che naturalmente quando trovano dei magazzini o dei depositi rischiano di fermarsi, di ubriacarsi, di mangiare, di bere e di non pensare all'avanzata. Molti di loro moriranno affogati nelle cantine friulane. A Feltre, a un certo punto, verrà istituita una ronda antidamigiane. Andate a leggerlo, c'è cioè un ufficiale austro-ungarico, un ufficiale che si chiama Pozzlettner, che doveva girare di notte con il compito specifico di fermare tutti quelli che avevano in mano damigiane e di romperla, cioè di spaccarla, per evitare che questi si abbinazzassero oltre misura. Quindi, questa è la situazione. Naturalmente, quando voi arrivate sul grappa con questo tipo di esercito, che cosa vi resta da fare? Cosa potete fare? Potete solo andare avanti il più velocemente possibile. Potete solo sperare che le vostre punte, cioè chi è arrivato lì in prima schiera, e non sono certamente tutti, siano talmente veloci, talmente brave, da arrivare a sfondare. E addirittura qualcuno può arrivare a illudersi che sia così. Nella difesa del campo, a un certo punto, un tenente che si chiama Lorenzoni, ma è austriaco, è un tenente del terzo Kaiserschützen, arrivato in cima al Pertica, in realtà nemmeno sulla cima del Pertica, per chi conosce il Grappa, è convinto di aver scalato il Grappa e comunica tranquillamente al suo comando che il Grappa è stato preso. Creerà un putiferio nel dopoguerra negli storici italiani, i quali dicono: come il Grappa è stato preso, non ce ne eravamo accorti. No, come mai? Cioè, dove era finito sto qua? Da dove era arrivato? In realtà lui sul Grappa non ci arriva mai, arriva sempre sul Pertica, ma è convinto appunto che la cosa abbia funzionato e che il Grappa sia stato preso. Quindi, appunto, io mando avanti i soldati più velocemente possibile, che siano anche i più leggeri possibile, siano anche i più disarmati possibile, e li mando contro un nemico, appunto, che in realtà occupa una linea quasi invisibile, a differenza della vecchia linea, perché è una linea che non esiste. Un nemico che occupa uno spazio molto raro, quindi contro il quale funzionano poco le armi classiche, cioè la mitragliatrice, il cannone, la bomba a mano, funzionano poco perché ce ne sono pochi in linea. Quindi, se anche io le tiro, non è che riesco a fare buchi enormi, perché al massimo riesco a fare un buco di una decina di metri che con un minimo di redistribuzione nella linea viene chiuso, viene occupato. Quindi, se voi sommate quello che capita alla difesa e quello che capita all'attacco, vi accorgete che, in fin dei conti, anche la difesa del Grappa, ripeto, non è spiegabile completamente. Un tecnico potrebbe avanzarmi decine di obiezioni a quello che vi ho appena detto. Però certamente vi dice che non fu un miracolo. C'erano delle ragioni precise per cui la cosa poteva succedere. Con tutto questo c'è un discrimine, qui poi arriviamo appunto a quello che voleva prima Grillo, alla domanda cruciale da cui siamo partiti, cioè perché Gobetti. C'è un discrimine, chiaro, chiarissimo. Cioè, perché quei soldati, e lo dice questo Arsimo,
perché quei soldati, come il battaglione Felper prima sul Tomatico, come il battaglione Matajur che ripiega proprio davanti alla Trapani su Prassolan, perché quei soldati resistono? Perché in fin dei conti non fanno quello che voleva il tenente Ottolenghi di Lusso? Perché non girano le mitragliatrici e non vanno direttamente a Roma? Perché non fanno lì la rivoluzione bolscevica? In fin dei conti, contemporaneamente a loro, in Russia, quella rivoluzione c'era stata. Si era realizzata, non era impensabile poterla fare. Certo, mancavano i capi politici, lo sappiamo. Nessuno, Lenin lo dirà chiaramente, se c'era un capo politico che avrebbe potuto fare la rivoluzione in Italia era Mussolini, peccato che avesse cambiato idea e che poi la rivoluzione l'avrebbe fatta in altro modo, in modo suo. Ma mancavano i capi politici, ma perché non ci sono le ribellioni a massa che si potevano pensare? Chi obbligava quei soldati? Cioè, non ho raccontato nella storia dei carabinieri. In tutto il Gappa, in quella fase, c'è se non una sezione carabinieri, meno di un plotone. 15 carabinieri non fermano un corpo d'armata che aveva deciso di smettere di combattere. E invece quei soldati resistono. E appunto resistono, come dicevo prima, senza generali, anche se ovviamente Aspra è un generale, ma senza, ripeto, l'assilo dei generali, cioè, ma che non c'è proprio, no, c'è, ma che non ci sia. La brigata Basilicata, ad esempio, sul Tomba riceve l'ordine di sparare alle spalle della Como se questa abbandona il Cornella. Alla Como viene detto che se abbandonerà il Cornella la Basilicata la prenderà mitragliate. Però poi la Como, il Cornella l'abbandona e non succede niente. Cioè in qualche modo anche i nostri comandi sono in prima di Caporetto. Non sono lì a fidarsi di poter sparare sulla truppa così come accadeva nel 15 o come era accaduto sull'altopiano nel 16. Sono cambiati gli anni. Cadorna non c'è più, non è ancora cambiato l'esercito, ma certamente il fatto che Cadorna non ci sia più ha fatto fischiare le orecchie a molti. Quindi, e oltretutto ci sono anche episodi, diciamolo chiaramente sul GAP, in cui ufficiali, anche ufficiali superiori, penso al tenente comandante della Bona, i quali addirittura si sparano sulla mano per farsi sgombrare e non combattere. L'aveva fatto a Fonzaso. Necessariamente anche sul Grappa, se non sul Grappa in Val Brenta, appena sotto il generale Graziani viene mandato lì a fucilare un po' di gente, come era bravissimo a fare, perché visto che la gente aveva pensato dopo il crollo delle Melette un po' più avanti naturalmente in dicembre che si poteva tornarsene a casa, anche in quel caso che la zona critica era caduta, lui glielo spiega a fucilate che la zona critica non è caduta, ne ammazza due e il terzo capisce che forse non è il caso e quindi poi la situazione viene ristabilita. Cattive ovviamente, ma viene ristabilita. Ora appunto chi impedisce ai soldati di andarsene? E la risposta credo di Asso, chiaramente, ma anche di Bobetti, è nessuna. Non c'è nessuna ragione che impedisca ai soldati di andarsene. Però i soldati non se ne vanno. Quindi in qualche modo, e qui poi appunto arriviamo alla richiesta di Galiglio, che io in qualche modo ho cercato di avanzare come ipotesi, ben inteso, non ho nessuna prova. Del fatto che proprio questo sia il libro che Gobetti sceglie di pubblicare, dei tanti memoriali, dei tantissimi memoriali di guerra. Guardate che, giusto per darvi un'idea, Galiglio recitava la data del 25 e del 26. Ecco, nel 1925 viene stilata una prima bibliografia degli scritti sulla prima guerra mondiale europea, che conta 28.000 volumi. Siamo nel 1925. Quindi, questo, cioè, se voleva pescare in Italia, poteva pescare ben altro nome. Assume giovani, non verrà mandato fuori dall'esercito, ma non farà più una grande carriera, finirà come generale brigata, verrà messo come generale divisione solo in pensione. Quindi perché Assume? Perché in qualche modo io credo, poi lascerò la parola finale a Galiglio, io credo che in questo racconto di Assum, che è un racconto tecnico, non che non sia leggibile, è leggibilissimo, Assum scrive molto bene, ma nel senso che è il racconto di un comandante che si rende conto delle sofferenze dei soldati, ma sa benissimo che lì devono combattere e che lì si gioca la vittoria o la sconfitta, per cui si deve resistere lì, cioè lui è arrivato al punto in cui non può più cedere terreno per guadagnare spazio. Se perde il Pertica, chi conosce Grappa sa che l'unico posto successivo è il Costone da Zalone. Nel Costone da Zalone, tenete presente che la zona è già attaccata per conto suo all'estremità occidentale, beh, a quel punto c'è solo la pianura dietro, c'è poco di più.
Quindi lui deve fare il suo mestiere, deve fare il suo dovere e lo fa, può comprendere i suoi soldati, ma non li può certo aiutare più di tanto. Però io credo che Govetti trovi esattamente questo, cioè trovi una risposta a Caporetto che non è la risposta che vuole dare poi Mussolini, cancellando Caporetto con Vittorio Veneto. È la risposta di italiani, fra l'altro gli italiani la trattano oltretutto, una brigata che aveva già avuto episodi di ribellione non gravissimi come la Catanzaro o altre brigate, ma che aveva avuto le sue prove bastonate nel corso della guerra. Era stata comandata, tanto per capirci, da un uomo che tenera non era come Emilio De Bono. Ma si rende conto che in qualche modo, appunto, quei soldati hanno deciso di essere stati italiani, in un momento in cui potevano benissimo decidere di non essere. E il fatto che lo abbiano deciso loro, in qualche modo è, secondo me, la prefigurazione di quello che Govetti immaginava, poter essere, dover essere, uno Stato italiano del futuro, che non era certo quello fascista. Cioè uno Stato italiano non necessariamente come pensiamo noi democratici, ma uno Stato italiano che continuasse, lui da liberale, quell'evoluzione liberale democratica che aveva visto nel suo caso universale del 12 un primo passo in avanti fondamentale e che nel 19, non dimentichiamo, ne avrebbe visto un altro, quindi prima dell'avvento del fascismo, con il progetto di legge Gasparotto, che prevedeva di dare il voto anche alle donne. Voto alle donne almeno come un progetto di legge del 19, non del 45, del 46. Chiaro che, ripeto, questa rimane una supposizione, però appunto su questa supposizione, che trovate nel mio saggio finale, vorrei che Gariglio chiudesse e poi lasciamo spazio a scrivere le domande. Grazie. Assistito a questa bellissima lezione del professor Pozzato, questo intervento del professor Pozzato, che io dal mio punto di vista ho così considero molto bella. È emblematica del lavoro dello storico, cioè cosa fa lo storico? Pozzato ha smontato o ha criticato molte false notizie, le fake news. Noi siamo abituati a notizie false, pensiamo che siano del nostro tempo, solo del nostro tempo. Di notizie false, di balle spaziali, è piena la storia. Il compito dello storico è quello di andare a verificare sui testi, sui documenti, se le cose andarono così o andarono diversamente. E Paolo Pozzato ci ha smontato, ha fatto una bellissima, per me, emblematica lezione di storia, cioè ha smontato una serie di luoghi comuni a cui noi credevamo. Per esempio, io ero convintissimo di alcuni errori che Pozzato ha smontato, del fatto che sfondano in pianura, ma perché questo lo dicono tanti storici, c'è su tanti libri. Su tanti libri c'è questa storia. E io, che non sono un esperto di storia militare, che leggevo questi libri, credevo queste cose. Ecco, lo storico vero non è quello che legge tanti libri, ma quello che fa ricerca su fonti originali. E questa ricerca su fonti originali gli permette di smontare le false notizie, le notizie sbagliate. Ecco, io no. Ecco, quindi Pozzato ci ha fatto una bellissima lezione in questo senso. Ha smontato tantissimi luoghi comuni, tantissimi luoghi comuni. E poi ha anche descritto le vicende. Ma ho trovato molto bello la parte in cui ha smontato dei luoghi comuni e in cui mi ha insegnato anche qualcosa. Io che non sono uno storico militare e quindi
così ho letto dei libri, ma non ho fatto una ricerca originale. Uno storico è quello che io mi considero storico delle cose su cui ho fatto delle ricerche originali, lì posso parlare, non delle cose su cui ho letto dei libri. E quindi io ringrazio molto Paolo Pozzato che ci ha dato questa lezione di metodo senza farcela pesare, ma ha detto cose molto interessanti e molto nuove e ci ha fatto vedere con il lavoro di uno storico in azione. Uno storico in azione. Prendetelo come modello, avete sentito, uno storico che operava. Ecco, che operava bene, non un divulgatore. Lui ha citato alcuni divulgatori, lui ha fatto lo storico. Ecco, i libri che Gobetti pubblica di carattere militare, poi e concludo rapidamente, hanno questa, si contrappongono, diciamo, no? Mussolini, oltre a presentarsi a re e, come si dice, dire riporto l'Italia di Vittorio Veneto, dice una frase, il generale Gatti, che è un militare, che primo importante storico della guerra, vuole scrivere, vuole studiare su documenti originali della Prima Guerra Mondiale e va da Mussolini chiedendogli che gli apra degli archivi che non sono ancora aperti. E Mussolini gli dice no, non è tempo di storia, è tempo di miti. E allora del libro del generale Assun abbiamo sentito. Per esempio il libro di Papa Fava, i due libri di Papa Fava, ma il primo, Badoglio a Caporetto, inizia con questa frase. La sconfitta di Caporetto non fu dovuta, adesso non so se è vero o sbagliato, non fu dovuta a Benedetto XV, a Treves, a Turati, a questa gente qui, non fu uno sciopero militare, come disse Cadorna, ma fu dovuta ad errori di tecnica militare. E come tale va studiata. Quindi non bisogna, giuste o sbagliate che siano le interpretazioni che Papa Fava dà, dice non bisogna fare della Prima Guerra Mondiale un mito, in questo caso, ma bisogna studiarla e dare la responsabilità delle sconfitte a chi ce l'ha, non colpevolizzare i soldati, la sconfitta di Caporetto fu una sconfitta militare e qui i tecnici militari ebbero le loro responsabilità. Ecco, secondo me Gobetti si può aver sbagliato nella scelta degli autori, si pone oltre il mito della guerra e cerca di aiutare i suoi lettori a capire cosa successe, cioè un pochino di lasciare spazio a questi tecnici. Io ringrazio molto il professor Pozzato.